25 anni di premio letterario Camaiore. Qui a Luna Hotel, tra pochissimo a questo tavolo, seduti il sindaco di Camaiore Alessandro Del Dotto, il presidente del premio Francesco Belluomini e tutti i giurati della giuria tecnica che hanno selezionato le 5 opere finaliste che poi verranno giudicate tramite scrutinio in diretta live, come sempre il premio letterario Camaiore fa, dalla giuria popolare, dai giurati popolari. Allora andiamo a vedere chi sono i 5 finalisti. Claudio Damiani con Il fico sulla fortezza, Caterina Davinio con Il libro dell'oppio, Curzia Ferrari con Pietra, Luigi Fontanella con Disunita ombra, Luigia Sorrentino con Olimpia. Abbiamo poi i vincitori del Camaiore proposta opera prima, Erminio Alberti con Malascesa e Steve Gamero con I ragazzi della Casa del Sole, un ex equo. Il vincitore del premio internazionale è il poeta messicano Homero Aridis con l'opera Diario dei Sogni. Ci sono poi i vincitori del premio speciale, Nanni Balestrini con Antologica di Poesie 1958-2010, Gillo Dorfles con Poesie e Silvio Ramat, il canzoniere dell'amico espatriato. La menzione speciale è andata quest'anno ad Alessandro Fo con Publio Virgilio Marrone e Eneide, la traduzione della celebre opera classica edita da Einaudi. Tra pochissimo, dunque, la cerimonia finale. Andiamo a vedere le immagini. Vivo sognando, sognando mil horas sem fim. Tempo em que vou perguntando se gostas de mim. Tempo de falar em estrelas, falar de um mar, de um céu assim. Falar do bem que se tem, mas você não vem, não vem. La giuria popolare non ha lasciato spazio a dubbi. È Claudio Damiani con Il fico sulla fortezza a vincere la 25esima edizione del premio letterario Camaiore. Il fico sulla fortezza, io partirei proprio da il titolo della sua raccolta poetica. Che cos'è Il fico sulla fortezza? Ma è un fico sulla fortezza davanti a casa mia. Quindi era una fortezza che dovevano restaurare e quindi questo fico doveva essere tagliato, insomma, quindi è una delle immagini del libro, è uno dei personaggi di questo libro. Ecco, la sua poesia su che cosa si concentra? Quali sono i temi principali sulle quali lei mette la lente di ingrandimento della poesia? Ma le cose che ci succedono, penso che la poesia debba parlare delle cose che ci succedono, e comunque questo a me mi viene da dire, quindi io scrivo di quello che mi succede, di quello che vedo. Ecco, ad esempio davanti a casa mia c'è questa fortezza, io vivo in un paese vicino a Roma, questa vecchia fortezza, e c'era questo fico, dovevano fare i restauri, e chiaramente poi questo diventa un po' anche un simbolo di... Anche noi in qualche modo ci devono tagliare via, perché devono fare dei restauri. Quindi ecco, parlando delle cose che ci succedono, poi forse parliamo anche di altre cose, o comunque parliamo un po' di tutto. E quindi l'importanza, la particolarità anche del premio letterario Camaiore è che lascia proprio spazio ai lettori, alle persone, di esprimere il proprio giudizio sul libro. Secondo lei qual è l'aspetto principale che può aver comunque colpito il lettore della sua opera? Ma il premio Camaiore ha una giuria tecnica molto qualificata che sceglie, diciamo, i libri più importanti. Poi c'è una ampia giuria popolare, perché sono 50 giurati che hanno letto 5 testi,
Ma io scrivo una poesia piuttosto semplice, non complicata, non intellettualistica. Forse può essere questo che ha aiutato, però ecco, non saprei dire il motivo. La poesia, ovviamente, come tutte le arti, deve comunque colpire, deve comunque emozionare, deve comunque coinvolgere, insomma. Quindi evidentemente c'è stato questo coinvolgimento. Il premio letterario è uno dei punti di orgoglio del comune di Camaiore. Con queste parole il sindaco Alessandro Del Dotto ha introdotto la serata e naturalmente noi non possiamo che essere d'accordo e passargli anche la parola per spiegare poi quello che sarà il nuovo percorso del premio letterario, che abbiamo già visto un po' rinnovato con questa serata. Sì, è un inizio di studio di una nuova configurazione del nostro premio letterario di poesia, un premio importantissimo che raggiunge i suoi 25 anni di età, un bel compleanno per un premio letterario così importante. E quest'anno abbiamo visto all'opera nuovi presentatori, ricordo Alberto Severi e le altre persone che si sono alternate in questa bellissima serata. Ricordo che abbiamo avuto l'importantissima cantante jazz Michela Lombardi, ecco, tutti, in qualche modo tutte risorse del territorio che si sono fuse in questa bellissima serata, una serata che ha un respiro sovracomunale, esce fuori dai confini Camaiore. Quest'anno ha toccato il Messico premiando un importantissimo poeta internazionale e si affianca anche ai temi della socialità. Abbiamo visto importantissimi passaggi e anche qui sono, in qualche modo faremo tesoro di questa esperienza di rinnovamento per già metterci al lavoro sul premio del 2015. Insomma, la cultura si unisce alla camaiorosità e paradossalmente dalla camaiorosità si va nell'internazionale, esaltando quelli che sono i valori anche locali. Sì, già per l'edizione 2014, oltre che ovviamente per l'edizione 2015, cercheremo appunto di superare, diciamo così, il fatto del confine territoriale. Certamente questo è un punto di orgoglio di questa amministrazione, che decide e continua insieme anche alla Fondazione della Cassa Risparmio di Lucca, che quest'anno ci ha affiancato, di finanziare la cultura e farlo in maniera seria, in maniera molto oculata, privilegiando la qualità piuttosto che la quantità degli investimenti. 25 anni di premio letterario Camaiore, nozze d'argento tra premio letterario e città di Camaiore. Il presidente Francesco Belluomini giustamente ha sottolineato questa importante ricorrenza, che è culminata anche in una bellissima edizione che ha visto 5 finalisti importanti, premi speciali, menzioni d'onore. Insomma, presidente, una bella edizione anche quest'anno che lancia un ponte ideale verso il futuro. Certo, è naturale e speriamo che siano rimasti tutti contenti. Io lo sono molto, e la giuria ugualmente, i vincitori e non vincitori, perché sai, la giuria popolare è un interno, per cui chi lo vince lo vince. E ci vediamo il prossimo anno, che dici? Beh, c'è una cosa che lei ha sottolineato anche questa mattina nella conferenza stampa di saluto, cioè quello che il premio letterario Camaiore è un premio libero e scevro da ogni sudditanza, come spesso lei dice. E certo, è un premio che non guarda in faccia a nessuno. Quando la giuria tecnica fa un buon lavoro, che sceglie di buon 5 libri, quello che poi decide la giuria popolare è indipendente da noi, sono una loro valutazione. E un ultimo punto importantissimo a proposito della giuria popolare è che ci sono dei rappresentanti molto giovani nella giuria popolare che rappresentano il futuro anche della poesia, speriamo. E certo, questo è lo scopo. Noi con la rassegna alla poesia dei ragazzi mettiamo i 5 che prescelgono nella giuria popolare perché si rapportino con libri di professionisti, poeti, diciamo fra virgolette professionisti, in modo che se qualcuno di essi volesse continuare può rapportarsi sui versi che fanno i poeti contemporanei e dargli una spinta personale. Come vediamo, le sedie sono ormai vuote, la serata è terminata, tantissime sono state le emozioni, sono stati premiati alcuni dei più importanti poeti della scena nazionale italiana e, come abbiamo visto, internazionale, grazie al poeta messicano Homero Aridis. La 25esima edizione del premio letterario Camaiore è andata agli archivi e anche per il nostro speciale è davvero tutto. E allora ci vediamo il prossimo anno con il premio letterario Camaiore.